Il sigaro in cucina. Ebbene sì, la perigliosa strada della ricercatezza è arrivata laddove nessuno osava mettere piede, ma ciò che appare un piacere proibito, ora, secondo certi crismi, acquista senso. Il sigaro come ingrediente di un piatto non è stato partorito per errore, come molti potrebbero immaginare. Anche noi abbiamo pensato per un attimo che un cuoco, e lui tabagista, avesse fatto cadere un sigaro in pentola. Ma non è così. Al contrario, ci vuole grande sapienza negli equilibri per far maritare l'aroma del sigaro con i profumi della dieta mediterranea. C'è riuscito con particolare maestria uno chef che a Conversano ha sottoposto piatti innovativi all'attenzione di palati raffinati. Come si fa a gestire l'aroma del sigaro in cucina? Beh, in tutti i casi in cui ci sono degli elementi molto particolari bisogna ben capire il dosaggio, è una questione di quantitativi. Cercare di carpire le sfumature per legarli bene a quelli che sono gli altri ingredienti. Ad esempio su questo risotto noi giochiamo sul contrasto che arriva dal dolce della burrata, che sarà emulsionato con una riduzione appunto di sigaro al caffè. Qual è il top dell'abbinamento di un sigaro italiano con quale pietanza? A mio avviso il dolce di stasera, qui ci sarà un soufflé di gianduia e nocciole dal cuore caldo su una crema aromatizzata al sigaro riserva. Per cui giochiamo col dolce e col contrasto, arriverà proprio un punto, come dire, quasi di piccante nella fase finale, all'altezza dello sterno, che darà l'idea all'ospite finale di aver fumato un sigaro senza in realtà averlo fatto. Il sigaro, rigorosamente italiano, si abbina sia col dolce che col salato, come dimostra il risotto con pere caramellate e crema di burrata. Emulsionato si percepisce nettamente qualche secondo dopo l'assaggio, secco e affumicato, facilmente può essere scambiato per una spezia che non guasta, ma esalta la delicatezza della sella di coniglio in crosta. Nessuna mistificazione esterofila per chi si volesse cimentare, sono consigliati cibi nostrani. Abbiamo voluto, diciamo, così come fatto trainante e accattivante, proporre un menù che risente nelle varie preparazioni della presenza proprio del sigaro, e quindi il sigaro sotto forma di infusione, il sigaro che entra nella crema pasticcera che accompagnerà uno splendido tortino al gianduia, e così come un'orata affumicata proprio con l'essenza del sigaro. Altro che cartoline dalla Borgogna o da Cuba, la Puglia si rivela tredunion di panorami e sapori inimitabili. Il sigaro per molti viene ritenuto come un capriccio, un optional, però in realtà si può anche tramutare in uno stile di vita. Beh, sicuramente il sigaro è una passione che nasce dalla voglia di fumare, ma non essere schiavi. Che cosa c'è di meglio di un buon piatto pugliese, seduti in compagnia, un buon vino rosso. Magari un whisky torbato alla fine e poi un buon sigaro. E poi si può andare anche tranquillamente a dormire. Siamo appagati. No? Do you like doing right or do you like leaving?